Sono 1.300 e quasi esclusivamente dei cittadini e dei residenti delle comuni di Gosselengo. Un vero successo, tenuto conto che praticamente, tenuto conto delle componenti medi della famiglia di comuni di Gosselengo, siamo oltre la maggioranza della popolazione di Gosselengo, che quindi si è già espressa contro questo progetto di bitumificio. A chi le avete consegnate? Abbiamo consegnato all'ufficio protocollo del comune di Gosselengo e poi per conoscenza a tutti gli enti coinvolti nella conferenza di servizi, quindi provincia, ARPA, Parco del Trebbia e così via. Riteniamo che sia un grosso successo e anche un cambiamento di sensibilità da parte della popolazione di Gosselengo che riflette anche un cambiamento di clima e di sensibilità da parte della popolazione piacentina, vedi altre situazioni come quelle del bitumificio contro la Cementi Rossi. Io dico contro, mentre in realtà dobbiamo dire a favore dell'ambiente, quindi spesso siamo tacciati di essere contro, diciamo, dei progetti di sviluppo, mentre invece noi siamo contro a progetti di sviluppo negativo e siamo a favore di uno sviluppo positivo e a favore dell'ambiente. Forse, nonostante viene citato da tutti i mezzi di comunicazione il problema dei cambiamenti climatici, eccetera, il tema di uno sviluppo sostenibile e compatibile fa fatica a penetrare così, negli sguardi e nelle menti degli amministratori che devono prendere decisioni. L'occasione per dire che noi ci aspettiamo, noi e tutti coloro che hanno firmato la nostra petizione, ci aspettiamo che prima della conferenza dei servizi ultima che verrà tenuta il 27 maggio, l'amministrazione assuma una decisione davvero positiva e che assuma degli atti formali per evitare che questo progetto venga autorizzato. Diciamo che al di là di tutti gli aspetti formali, delle pianificazioni svolte negli anni precedenti, di cui la popolazione non ha mai avuto notizia o informazione diretta, oggi la popolazione si è espressa chiaramente contro questo progetto. Quindi un mezzo ci sarebbe molto semplice, si convoca il Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale non fa altro che formalizzare quella che è stata un'espressione già diretta e esplicita da parte della popolazione. Svariate sentenze della Corte di Cassazione che hanno stabilito che anche una decisione pianificatoria assunta può essere modificata se adeguatamente argomentata.